Ciao a tutti ragazzi, e sono qui per fare un video che vorrei tanto fare. Allora, parliamo di un argomento. Allora, con 15 euro, io ho un budget di 15 euro. Con un budget con 15 euro posso comprare una pistola da soft air? E gli rispondo subito. Allora, e mo vi rispondo subito, noi facciamo prima che facciamo i video. Allora, oggi qua abbiamo un piccolo arsenale di pistole a pallini cinesi che sono andato a comprare oggi dai negozi. Abbiamo speso un totale di 9 euro, quindi eccolo qui. Allora, la prima che vi voglio farvi vedere è questa, la M037, pistola made in Cina, cinese, una pistola cinese, ovviamente proprio cinese. Eccola qui, una cinesata. Buttate questi pallini qua, eccoli qui, 6 euro. C'è questa piccola beretta cinesissima, 6 euro. Vediamo se fa questa piccola beretta, proprio proprio plastica mercia, non è proprio tanto potentina. Questa l'ho pagata 6 euro. Una bella beretta cinese, pagandola solo pochissimi euro. Non lo so, poi accettiamo. E poi la seconda che vi voglio far vedere, 9 euro, è questa Mini Uzi, cinesissima Mini Uzi, anche questa con dei pallini. Qua ci sta questa pistolina, eccola, c'è questa pistolina qua. Questo spegnifiamma rosso e questo è il suo caricatore, eccolo, proprio cinesissimo. Questa piccola Mini Uzi cinesissima, questa ho pagata 9 e quest'altra 6. Secondo voi queste due può sostituire un fucile come questo, che costa solo 100 euro? Può sostituire un fucile come questo, che questo invece è un fucile da soft air vero e proprio? Queste due pistoline dei cinesi, comprate dei cinesi, può sostituire un fucile vero da soft air? Questo ho pagato solo 100 euro. Vediamolo subito. Allora, dobbiamo mettere la videocamera in un punto, un'altra videocamera un po' più basso, in cui mi posso inquadrare anche io, cioè posso anche inquadrare dove sparo. Allora, come bersaglio usiamo questa lattina, Usiamo questa lattina. Ok. Cominciamo prima da questa qua piccolina, va? Da questa qua. Questa qua però la carico con questi pallini cinesi, cinesissimi, pagando di 1,50 euro.
mai a caricatore pieno, queste pistoline qui, mai a caricatore pieno. Ecco qua. Basta, vediamo questa piccola peretta per vedere, questa peretta pagandola a 6 euro per vedere che fa. Anzi, è pure inceppare. Eccola qua. Spariamo. Un po' di vino, cioè sono proprio dentisti, no, cioè, ma non c'è arrivato il bersaglio. Dai, fa schifo proprio. Ma è quella, fa proprio schifo questa. Ora adesso passiamo all'altra, ovvero alla mini Uzi. Alla mini Uzi, eccola qua, alla mini Uzi, anche questa la carichiamo con questi BB, pensando la carichiamo con questi BB. La carichiamo su questi BB perché la carichiamo su questi BB su questi BB. Questi BB qua, basta, vedete quest'altra qua, poi è anche più un po'. Eccola qua. Vieni più imprecisa dell'altro. Però dopo facciamo. La mini Uzi piccolina questa qua è un po' più potentina di quell'altra, è una un po' più potentina di quell'altra, quindi però al soft air non vanno bene, però al soft air non vanno bene, al soft air non vanno bene. Adesso proviamolo con un fucile vero da soft air vero e proprio. Vediamo un po' che fa.
Ah, è proprio preciso. Vediamo un po', facciamo un altro colpo. Comunque esito negativo, ragazzi, perché quelle due pistoline non possono essere prese per sostituzione con questo fucile come questo. Di conseguenza non vanno bene. Comunque, raga, dalla cosa che può fare, l'ha marcata proprio, guardate la lacchina che ha fatto, l'ha marcata. Comunque queste pistoline i cinesi non può superare, non possono sostituire un'arma del genere come quella. Però voglio fare una cosa molto coriandola, ci siete? Prendo una di queste due pistole e le utilizzo come bersaglio. Ecco qua, faccio una cosa finale, prendere queste pistoline come bersaglio, prendere queste due pistoline e le uso come bersaglio. Vediamo un po', una cosa molto goriardica. Prendo questa pistolina di cinese e la uso come bersaglio, guardate un po'. Se ne sono andate via, raga. Se ne sono andate via le guanciotte. Se ne sono andate via le guanciotte, però la pistola funziona ancora. La pistola funziona ancora. Funziona ancora. Ora abbiamo distrutto ancora di più, non è ancora finita. Questa pistola ancora deve finire qua. Mettiamolo da un altro punto, va? Vediamo questa povera pistolina. E vi ricordo che questa non è una pistola per soffrire, questa è un'arma per soffrire. Una cagata cinese di plastica. Prima cosa posso fare questo, raga. Molto bello. Ti faccio un visto. Ti sparano pure tre colpi. Ecco, ma la metto qua. Vediamo che cosa succede. Si è andato via il carrello. Si è andato via il carrello. Ok. Guardate. Si è staccato. Cioè funziona ancora dopo tutto questo. Tutto questo funziona ancora. Cioè funziona ancora. Ora adesso distruggiamo anche quell'altra. Prendiamo queste pistole che le ho comprate per poterle distruggere. Ora distruggiamo la nostra mini Uzi e dopo vediamo se funziona. No, vedete, funziona ancora. Divertiamo, no? E vediamo anche quell'altra. L'altra.
finito. Beh, raga, ora sono le sue considerazioni finali. Allora, queste due pistoline hanno avuto una brutta fine. Eccole qua. Ci ha sparato una valanga di BB. Come potete vedere, ci ha sparato una valanga di BB. Allora, questa, una delle due, il diretto armamento funziona, ma il grilletto non va più. Ho rotto il gruppo, ho rotto l'asta del grilletto e quindi mo non spara più. Questa ha avuto una brutta fine. Di conseguenza, questa è troppo brutta. Invece quest'altra, funziona ancora nonostante che ho sparato tanti colpi, però vedete, andate un po', però mai più, comprare queste pistoline, queste sono mai più come queste pistoline di una volta, hanno fatto una brutta fine. Ok, per quanto riguarda, non, queste due non possono, nessuna di queste due può sostituire un fucile da soft air. Non possono sostituire assolutamente un SG da soft air come questa qua. Questo invece è un SG, è un fucile soft air serio, molto serio. Funzionava, è tutto full metal, il gearbox, l'ingranaggio in acciaio, però è una versione in ABS, c'è pure quello full metal, il guscio è tutto in ABS, però la canna è in metallo, però guardate un po'. Pochi euro. Questa bella potenza, e di conseguenza nessuno può superare, di queste cinesate può superare un fucile di questo genere. Bene ragazzi, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao, alla prossima. E butto anche questi pallini, perché con questi pallini qua, su fucile come quello, usando questi pallini qua, si inceppano e li rompono pure. Ciao a tutti, alla prossima.